Stati. Con vero piacere che la nostra associazione ha accolto l'invito di Maurizio Cadì, presidente di Italia Medioevale, nel presentare a Casa Petrarca il saggio Le Porte di Milano di Flavio Livio Marchetto, con la partecipazione dell'autore, e di Roberto Fanello, esperto di vessilli. Due parole su CSA Petrarca. La nostra è un'associazione non profit, iscritta all'albo delle associazioni del Municipio 7, costituita da cultori del bello e dell'ambiente, a tutela del territorio ad ovest di Milano da oltre 30 anni. CSA Petrarca Onlus è un comitato culturale indipendente, premiato con il panettone d'oro per essersi reso il portavoce del mondo della cultura nel dare la giusta centralità di Petrarca nelle linee progettuali del recupero edilizio dell'interno. L'unica associazione a custodire il vincolo monumentale che tutela questa perla milanese. Senza la nostra azione, la memoria del poeta e umanista sarebbe stata cancellata irrimediabilmente con le sue fonti archeologiche nella ultima sua dimora milanese, questa. Inferno, così chiamata l'interno, il vero nome di questo luogo è Infernum, dal longobardo Infernellando, un luogo disposto. E quindi all'epoca del poeta non si chiamava l'interno, ma si chiamava Inferno. Nel 2019 abbiamo ottenuto in concessione onerosa dal Comune di Milano lo spazio Casa Petrarca, che sarebbe il nucleo più antico di tutta la Cascina. Non restaurato e aperto alla cittadinanza da un po' una lunga e sofferta odissea. Nel 2021, l'anno dedicato a Dante Alighieri, che ha riflessi su Francesco Petrarca, perché è una delle tre corone della lingua italiana, Dante, Petrarca e Boccaccio. La pandemia non ha fermato la nostra associazione, che ha pubblicato con criteri scientifici il saggio Inferno e l'Interno, a Milano rivive Casa Petrarca, disponibile in offerta alla reception insieme ad altre pubblicazioni. L'associazione CSA Petrarca ha inoltre promosso un gemellaggio culturale delle principali dimore del poeta umanista, la Via del Petrarca, coinvolgendo gli enti che le rappresentano, alle prime dimore stabili, cioè Arezzo, Fontaine de Vaucluse, vicino ad Avignone, in Francia, Selva Piana, Villa all'Interno qui e Arco Petrarca, si è aggiunto recentemente anche il castello di Pagazzano, dove siamo regolarmente in gemellaggio. Il tema delle porte è congeniale al CSA Petrarca. All'origine di Infernum, l'Interno, XII secolo, la porta è il fulcro dell'ordinamento civile e militare della città, divisa in sei sestrieri, in sei fette. Questo decentramento, che garantisce una capillare attenzione alle diverse popolazioni, rappresenta la chiave di volta della grandezza di Milano, in cui non esiste un unico centro, ma sei centri autonomi. È una città policentrica. Mi preme evidenziare che lo stemma del Municipio 7 è scuro su fondo rosso e bianco, con un capitello delle due colonne che sostengono Casa Petrarca, fu realizzato nel 2002 in occasione del nuovo decentramento del Comune di Milano e vuole sintetizzare la storia di questa zona, in parte coincidente all'antica porta Vercellina, nello splendore del XII secolo. Qui vedete proprio lo stendardo di Porta Vercellina. Non vi rubo altro tempo, cedo la parola a Maurizio Cadì, presidente di Italia Medioevale, e vi invito alle prossime iniziative del CSA Petrarca, che troverete alla reception, e se ci lasciate il vostro recapito sarete in rete con noi. Grazie. Salve a tutti, io sono molto contento di essere di nuovo a Casa Petrarca, dove Italia Medioevale è stata presente fin dagli inizi della battaglia che è stata fatta per salvaguardare questa meravigliosa Cascina dagli attacchi forsennati, oserei dire, di chi voleva trasformarla in un centro
edile, costruzioni di sviluppo urbanistico, dimenticandosi di quello che era il patrimonio storico e culturale di questo luogo, che oltre alla cascina conserva anche ampie porzioni, per esempio, di marcite. Basta uscire nel Parco delle Cave e le potete ammirare. Lontano il microfono. Perché c'è un po' di ritorno. Quindi, detto questo, veniamo alla presentazione di questo libro, che con l'Italia medievale ha molti legami, come potete facilmente immaginare, perché le porte di Milano sono le porte dei sestrieri milanesi, che hanno avuto il loro massimo splendore nel XII secolo e che ne delineano la cerchia delle mura medievali, distrutte dal Barbarossa e ricostruite dai milanesi pochi anni dopo la costruzione. Quindi io non rubo altro tempo, perché penso che voi abbiate voglia di sentir raccontare qualcosa sulle porte di Milano e su questa realtà, e lascio subito la parola a Flavio Livio Marchetto, che è l'autore di questo saggio, che chi volesse poi acquistare lo trova qui. Buon ascolto. Buongiorno, grazie di essere intervenuti, ringrazio Calì che mi segue in diverse presentazioni, e questa qui è una bellissima location, come si usa dire oggi, quindi grazie mille Massimo per avermi ospitato qui presso di voi. Allora, sì, è un libro unico nel panorama. Se voi andate in biblioteca o in qualsiasi altra parte, provate a cercare qualcosa di completo che tratti per bene le cerchie murarie che ha avuto Milano e le porte, purtroppo riuscite a trovare magari qualche volume che parla di qualcosa in particolare, o solo delle mura medievali, o solo di qualche porta di epoca spagnola, vi dicendo. E quindi, come al solito, è un atto d'amore chi scrive libri, chiamano la cultura, vi dicendo, è del proprio luogo, sono partito così, proprio a sprombattuto, e ho cercato di fare questo lavoro, che non pensavo assolutamente all'inizio che avrebbe portato via tutto questo tempo, anzi, al massimo avevo preventivato 2 anni, ebbene, sono stati invece 7 anni, 6 anni di ricerche e poi un anno intero a redigerlo, cioè cercare di dargli una forma perché fosse il più possibile, possibilmente fruibile. E in tutto questo ho coinvolto diverse personalità, fra cui anche il mio caro amico e collega vessillologo Roberto Fanello, che poi dopo interverrà anche lui, perché la revisione di tutta questa mole di dati era notevole. Le tre cerchie murarie, Milano è sempre stata protagonista, cioè già prima di essere conquistata dai Romani era già la più grande città del nord Italia, quindi capite come da allora è stata protagonista e anche oggi lo è la più grande città del nord Italia, è lei che è sempre stata al centro degli eventi, pochissime volte magari ha abbandonato la scena da protagonista del nord Italia. Ecco, e questo cosa vuol dire? Che si riflette anche sulle vestigia che noi abbiamo nella nostra città. Il problema sono state le guerre che hanno distrutto diverse cose, poi gli stessi milanesi che purtroppo, non avendo troppa cura del proprio patrimonio culturale, cosa hanno fatto? Molte volte si sono cannibalizzati da soli la città. Quindi c'era un po' anche questa difficoltà, cercare di ricostruire dove insistevano le mura con precisione, vi dicendo. Per fare questo ho interrogato gli archivi, ecco, e gli archivi milanesi sono bellissimi. Sono veramente dei grandissimi pozzi che per me dovrebbero essere valorizzati, cioè ci vorrebbero magari più studiosi, per fare un esempio, i semplici manoscritti in latino medievale non ci sono magari dei testi che l'accompagnano, ok? Da magari studiosi, si potrebbero per esempio prendere magari degli studenti di storia e magari nelle tesi di laurea dire tu fai questo pezzettino e vi dicendo ecco. E così si capirebbe veramente il grandissimo patrimonio che abbiamo. Io, nell'andare negli archivi a cercare informazioni per quanto riguarda il libro, ho scoperto anche questo. Quindi,
qualcun altro, magari col suo amore per Milano, farà questo lavoro. Come dicevo, sono tre le cerchie murarie. Milano, prima inizia con quelle romane, perché Milano a un certo punto si trova anche lei ad avere il diritto romano, non è più provincia, è una città che durante, quando parte la guerra civile, cosa succede? Che Giulio Cesare, che era governatore della Gallia, Cisalpina, cosa fa? Per pararsi le spalle e fare, diciamo, quell'atto che si può ricondurre a un po' un colpo di Stato, perché con l'esercito stava entrando nel territorio metropolitano dello Stato, della Repubblica Romana. Quindi dalla provincia entra e per entrare nel territorio metropolitano doveva per forza lasciare l'esercito, invece attraverso il famoso Rubicone, che sarebbe il fiume, e quindi con l'esercito va a fare tutto quel percorso che poi porterà dal regime repubblicano a quello imperiale. E Milano, qual è il riflesso su Milano? Che proprio perché gli viene riconosciuto il diritto romano, ha diritto a delle infrastrutture. E queste infrastrutture cosa sono? Avere delle mura, avere un foro, avere un teatro e vi dicendo. Quindi essere dotato di quelle strutture che una città di diritto romano aveva diritto. E queste mura sono quelle che dureranno per più tempo, arriveranno fino addirittura a Barbarossa. Subiranno un piccolo allargamento con il famoso imperatore Massimiano, infatti c'è un allargamento, però sostanzialmente quelle mura saranno quelle che poi nel 1162 il famoso imperatore del Sacro Romano Impero, Federico I il Barbarossa, distruggerà, o meglio, prenderà Milano e tutto, poi dopo saranno i Lombardi, i Ghibellini, incaricati ognuno del suo settore, e c'è proprio scritto, sarà colui che distruggerà. Quindi i Lombardi stessi si sono un po' cannibalizzati in questa guerra fratricida, erano abbastanza avanti nei tempi. I milanesi non si perdono d'animo e tutto, e cosa succede? Vengono costruite una seconda cerchia dopo cinque anni in cui i milanesi addirittura erano stati costretti a vivere fuori dal Comerio, vale a dire dalla città, erano andati nei vari sobborghi, quindi qui vicino a San Siro e vi dicendo, tutto attorno. Dopo cinque anni, forti di che cosa? Della ritrovata concordia fra i Lombardi, cosa succede? I milanesi, quindi forti dell'appoggio di tutte le città del nord Italia, perché all'epoca il nord Italia si chiamava anche Lombardia, tutto era Lombardia, rientrano e possono ricostruire le mura, e le mura medievali sono quelle che noi oggi non vediamo più, però il suo loro percorso lo possiamo individuare con che cosa? Con la cerchia dei Navigli. Quando diciamo, cosa fa? L'hai fatto? Sì, ho fatto il giro della cerchia dei Navigli. Ok, quello era che cosa? Esattamente, era quello che noi chiamiamo Naviglio, ma era il fossato che era di fianco alle mura. Le mura medievali diciamo che hanno un po' una vita relativamente breve, perché Milano continua a crescere, ha bisogno di espandersi, e quindi lo stesso fossato viene riutilizzato, cioè da funzione militare gli si dà una funzione puramente commerciale, perché si creano le varie sciostre, vale dire i vari magazzini lungo questa via d'acqua che era commerciale, e di conseguenza perde quella la funzione che per cui era nata, quella militare. In conseguenza dopo vengono costruite anche le mura spagnole perché erano troppo inadeguate e vi dicevo. Nel Medioevo noi possiamo registrare che cosa? Che con l'avvento del comune inizia ad affacciarsi anche la democrazia, e quando c'è la democrazia diciamo che sorgono quasi automaticamente delle unità amministrative. In questo caso cosa sono? I sestieri. Infatti Milano era stata suddivisa in sei zone, queste zone, la sua suddivisione si può come pensare a un arancio che viene tagliato, e quindi vedete i vari spicchi, erano come degli spicchi dove il perno centrale era all'epoca la piazza dei mercanti, e poi dopo gli spicchi si sviluppavano e andavano a incidere sulle mura
Nelle mura veniva individuata una porta, la più importante, e quella porta dava il nome al sestiere. Qui io ho appeso alle pareti le sei bandiere dei sei sestieri di Milano storici. Qui quello, il primo che vedete è completamente rosso, porta romana. Rosso era il colore che per antonomasia rappresentava l'impero, Roma, con la sua storia e tutto, è facile ricordarla all'impero. Quindi porta romana, ed era anche la più importante di tutte all'epoca, porta romana prende il colore completamente rosso. Poi vediamo che c'è la porta ticinese, che è particolare perché ha uno sfondo bianco, è quello che in milanese viene chiamato scagnel, cioè un seggiolino a tre gambe. È l'unica porta che cambierà la sua bandiera nel tempo. Prima era completamente bianca, il bianco non parla tanto, non è un colore parlante come il rosso, quindi di conseguenza gli hanno aggiunto un qualcosa per distinguerla e quindi hanno aggiunto questo scagnello. E poi porta ticinese, anche lei era importante perché era su uno dei due assi più importanti, uno era porta romana e l'altro porta ticinese, l'asse di porta ticinese, l'odierna via Torino. E di fianco abbiamo quella nostra che ci interessa, vale dire Porta Vercellina. Oggi Porta Vercellina, se uno dice a Milano quella è Porta, se conosce Porta Vercellina dice no. Se invece diciamo Porta Magenta sì, ok? Perché anche nell'arco della storia alcune porte hanno cambiato il loro nome, cioè al cambiamento magari del dominio sulla città di Milano cambiava anche molte volte il nome della porta. In questo caso Porta Vercellina era stata nominata Porta Magenta perché con l'Unità d'Italia, quindi la seconda guerra di indipendenza, cosa era successo? Che quando varcano il Ticino, si chiama Napoleone III e Vittorio Emanuele II, hanno una grande vittoria a Magenta, guardate questa particolarità, vanno verso Milano, dovrebbero entrare per Porta Vercellina, invece no, cosa fanno? Piegano per andare verso l'Arco della Pace, perché? Perché l'Arco della Pace è la più bella porta d'ingresso, quindi vogliono fare veramente un'entrata trionfale a Milano, entrano per deviano, arrivano all'Arco della Pace e poi entrano in Milano. Infatti voi potete vedere che dove c'è l'Arco della Pace, per andare verso il castello, in mezzo c'è il Monte Tordo, su questo Monte Tordo che è una collina, dove c'è quel grandissimo monumento equestre a Napoleone III, se voi guardate nei bassorilievi che ci sono sul basamento, trovate anche una raffigurazione dell'entrata dell'esercito franco-sardo in Milano. Ecco, quindi vedete come è anche ricco tutto, cioè le porte cosa ci dicono. E io il libro ho cercato sì di fare delle ricerche, quindi farlo diventare un saggio, ma ho anche voluto dare una fruibilità a tutti, perché sennò rimaneva solo nel mondo degli studiosi. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto delle schede sul libro. Se magari possiamo dare qualche colpo avanti. Questa è la copertina, fronte e retro, questo è il piano dell'opera, mi interessa andare un po' avanti. Ecco, queste sono le varie schede. Perché? Perché proprio perché mi piace che sia fruibile il libro, ho fatto in modo che le persone possano andare nel luogo, quindi individuato correttamente, sì, per esempio ubicazione via Mercato, prossimità di via Pontaccio, via Tivoli, corso Garibaldi, posizionarsi, anche se oggi non c'è, ma almeno leggere la scheda di che cosa c'era, quali sono gli avvenimenti legati a quel posto, come è cambiata la, come si chiama, la denominazione. E poi in questo caso stiamo vedendo le porte medievali. Ecco, le porte medievali erano belle, erano state abbellite da Azzone Visconti nel 1339, quando stava per morire, perché aveva messo dei tabernacoli all'ingresso. E questi tabernacoli oggi noi qualcuno lo possiamo anche ammirare, per esempio quello che c'è a Porta Nuova, questo qui è un tabernacolo ricostruito, perché il tabernacolo di Porta Comasina, non essendoci più la Porta Comasina, cosa è successo? Le statue sono subito state riutilizzate
e dislocate in altri posti. Se io voglio vedere le statue di Porta Comasina di epoca medievale, basta che vado dove c'è la chiesa di San Marco e io troverò tre delle statue che erano presenti. Infatti qua abbiamo San Marco, Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, che facevano parte di queste sei figure che solitamente erano presenti sui tabernacoli. Poi, proprio per renderlo fruibile al massimo, ho fatto anche dei piccoli riquadri con visite consigliate dove in loco si può vedere che cosa c'è. E questo qui, l'esempio più calzante di tutti è questo, dove c'è il Museo d'Arte Antica, vale a dire il Castello Sforzesco. Nel Castello Sforzesco la prima parte è quella che fa riporta le opere medievali, e fra queste ci sono tutti i tabernacoli che sono stati che sono stati ricoverati lì perché le porte non ci sono più, oppure gli originali, per esempio quelli di Porta Ticinese che vediamo tutti, ecco, gli originali sono nel Castello Sforzesco, sono belle le copie che ci sono lì, ecco. Quindi quando si visita il Castello Sforzesco è possibile anche individuare nelle varie sale tutti i vari monumenti, ok? Quindi io quando vado al Castello Sforzesco so che posso trovare il tabernacolo di Porta Romana, Porta Ticinese, Porta Orientale, Porta Nuova è quella che noi ancora oggi vediamo, e anche riproduzioni magari di affreschi. Questo è l'affresco che è presente nel Palazzo della Regione a Milano. È difficilissimo poterci entrare, bisogna essere fortunati che c'è magari qualche mostra fotografica, allora si riesce a entrare, vedere la mostra, ma io tutte le volte che c'era qualche mostra cosa facevo? Alzavo gli occhi sulle pareti e trovavo, e ci sono questi belli affreschi. In questo caso noi abbiamo solo, i miti che le porte, di sole tre porte che venivano forniti a Milano, alla città di Milano. Questo è il discorso per quanto riguarda come è nato il libro e le intenzioni che ho voluto fare. Questa è la bandiera ufficiale, c'è solamente una fonte che parla di questa bandiera, esattamente sarebbe uno stemma, nasce come stemma, dove c'è questa banda con due filetti bianchi, è molto elegante. Però è un caso unico, quindi vuol dire che la bandiera di Porta Romana è sempre stata questa. Questa è la bandiera di Porta Ticinese, che poi viene modificata nella seconda metà del 1400, Porta Vercellina, Comasina, Nuova, e qui c'è Porta Orientale, quella ufficiale, che è quella. E poi altre due rappresentazioni che però sono uniche e diciamo quindi non hanno trovato, cioè non hanno sostituito quella che noi conosciamo tutt'oggi noi. Qui in fondo c'è una bandiera particolarissima che sarebbe viene chiamata la bandiera di San Galdino della Sala. San Galdino della Sala è uno dei tre patroni di Milano. Tutti conosciamo Sant'Ambrogio, poi dopo c'è San Carlo e il terzo è San Galdino della Sala. San Galdino della Sala è arcivescovo di Milano quando i milanesi rientrano a Milano nel 1167 dopo l'esilio forzato di 5 anni dovuti alla distruzione della città da parte di Federico. Quindi questa è la prima traccia della bandiera di Milano che noi oggi conosciamo, perché è semplice, ha una croce rossa in campo bianco. In quell'epoca era un attimino più ricca, molto probabilmente era una bandiera, uno stendardo, cioè una processione, una bandiera arricchita e tutto, e quindi si nota che ci sono due elaborazioni, non tocca il bordo, quindi si dice scorciata, e poi dal centro si allarga uscendo e quindi si dice patente. Assomiglia un po' alla croce dei Cavalieri di Malta, ma quella dei Cavalieri di Malta è diversa perché non è concavo qua, ma ad angolo. Io nel mio libro e tutto, nella mia opera, ho cercato, come ho detto, l'appoggio di diverse persone, e una di queste persone è anche Roberto Panello. Io farei parlare lui per fargli raccontare anche lui qualche aspetto. Ecco, mi fermerei qua. Ecco. Allora io vorrei parlare su due versanti. Il primo è quello meramente di amicizia e di collaborazione che ho avuto con Flavio. Con Flavio abbiamo portato avanti, grazie a lui, dei progetti di vestidologia per quanto riguarda la diffusione e la conoscenza del mondo delle bandiere.
e quindi lo conoscevo già da prima, abbiamo lavorato su altri progetti, e un giorno mi dice: guarda, ho intenzione di scrivere un libro sulle porte di Milano. Ora, io sono milanese da sempre, e le porte per chi è di Milano le avrà sentite, questo di Porta Vercellina, Porta Romana, Porta Comasina, insomma rientrano un po' nella toponomastica milanese del cittadino che gira a Milano per lavoro o per piacere. E quando mi ha affermato questa cosa sono arrivato un po' perplesso, perché gli ho detto che all'inizio la voleva scrivere una storia su Milano, no? Però sempre con una cultura, una base di cultura che è poi quella vessillologica. Poi alla fine ci siamo resi conto che pian pianino, vedendoci parecchie volte, disturbandomi parecchie volte, a un certo punto il libro prende forma con una, come avete visto, con un'ottica anche modulare. Cioè voi potete vederlo anche come composto di moduli, no? Affrontando le tre cerchie di mura, romana, medievale e spagnola, potete leggere su tre periodi storici differenti, potete fare tre giri, come diceva prima, turistici differenti, con il lacerto e quel poco che è rimasto, ma lavorando molto con l'immaginazione. L'immaginazione è la nostra grande arma, come anche qua, noi siamo in Casa Petrarca, gli affreschi non ci sono più, molti se li sono persi, ma immaginiamo, e questa è la nostra forza, quello di dal poco a riuscire a immaginare il resto. Io mi sono soffermato su questa slide, perché se guardate in alto a sinistra, forse Flavio non me l'aveva detto, ma ce l'aveva nel suo DNA. Quando lui ha creato l'Associazione Culturale e Sillogica Bandiere Storiche, siamo nel 2008, scelse come logo della sua associazione, che poi è anche la mia, se vedete, no, un certo Frate Jacopo che tiene in mano quella bandiera. È una scultura, la bandiera lui l'ha ritoccata, è quella di San Gandino della Sala, quella che avete visto prima riprodotta. Quindi vedete che in questo logo noi abbiamo la possibilità di capire, forse dove voleva andare a parlare Flavio, voleva andare a capire meglio chi fosse questo Frate Jacopo, scolpito, lo trovate anche a pagina 109 del libro, nel frontone, nel fregio della porta romana di epoca medievale, lo trovate nel museo del castello. A fianco, se guardate, memore del logo scelto rimane coerente e realizza questa bandiera. È la bandiera della nostra associazione, dove c'è ovviamente ripetuta la frase, la bandiera di la croce di San Gandino della Sala, con i colori che vedete qua, sono colori che oggi come oggi li riconosceremo in una nazione che purtroppo no, ecco, però il bianco, il giallo, azzurro, rosso sono i colori prevalenti delle municipalità del nord Italia. Se vedete, tante città italiane del nord Italia soprattutto hanno la bicromia bianco-rossa, Milano è una delle più classiche. Il giallo-blu si ricollega ovviamente ad altre entità tipo Verona, no? Che è un'altra città, una grande capitale del nord Italia. Ora, questo per farvi vedere, no, come la base è la vessillologia, che è una scienza un po' particolare, che si è staccata alla fine degli anni 50 dalla radica per camminare con le proprie gambe. È una scienza, una disciplina che studia la storia, l'uso e il simbolo, il simbolismo delle bandiere. Quindi la nostra cultura è principalmente legata alle bandiere. Però cosa succede? Avete visto quel caso là? La bandiera che è immortalata, viene scolpita sul fregio, diventa un oggetto di investigazione. E volendo vedere tutto il libro, è tutta una sorta di investigazione. Noi studiosi di bandiere, molte bandiere le troviamo così, se abbiamo la fortuna di trovarle scolpite senza colore, quindi dobbiamo anche immaginarci, fare uno studio, entrare nell'epoca in cui quelle bandiere furono sventolate e immortalate nella scultura. Quindi è un processo di investigazione, anche Puvesi della Riva ci descrive le bandiere, no? Che abbiamo desunto, che vediamo qua riprodotte. Cioè l'opera del vessillologo, quello con la V maiuscola, non è uno che colleziona bandiere e le tiene come fossero delle figurine, ma è colui che attraverso l'oggetto bandiera trova l'occasione per ricostruire un periodo, per ricostruire una sorta di percorso culturale, antropologico, sociologico se volete, che allinea e prende diverse discipline, quindi storia, geografia, archeologia,
e ovviamente arte. Io sono appassionato di arte e con Flavio riusciamo anche ad abbinare il concetto di arte col concetto di vessillologia e portiamo i nostri personaggi dell'Università della Terza Età e altre figure a fare queste uscite nelle visite a Milano, ma anche fuori Milano, per esempio al Museo del Tricolore a Reggio Emilia, che ultimamente non è molto frequentato, proprio per approcciare questa realtà, questo punto di vista di vedere la storia in un'ottica completamente diversa. Ed è questo l'inizio di Flavio. L'inizio di Flavio era proprio questo, di portare avanti un certo discorso teorico, studio, storico e archeologico. Dopodiché ci siamo visti che la mole di lavoro aumentava e a un certo punto mi ha detto: Roberto, io voglio fare un libro. Le mola noi le abbiamo affrontate, noi quando io sono anche volontario di Amici Aperti per Voi del Touring Club, abbiamo tanti monumenti a Milano e in Italia. Milano, io quando ero piccolo, lo pensavamo solamente come la città degli affari, business city, cioè si viene a Milano, si fa il convegno, si fa il congresso e poi si scappa via. Dopo l'Euro, scusate, Expo 2015, qualcosa ho ravvisato anch'io, l'abbiamo forse ravvisato tutti, una Milano non più da avere, ma una Milano da visitare, da valorizzare. Ci eravamo fermati ai monumenti, alle chiese, io vi cito anche San Maurizio al Monastero Maggiore, che da quando l'abbiamo riaperta grazie al Touring Club è stato un successone, è il monumento più richiesto dalle guide turistiche dopo il Duomo e il Castello. Quindi vedete che Milano sa riappropriarsi delle proprie identità culturali e artistiche, il problema è saperle valorizzare e saperle comunicare. Le mura invece, guardine, sono sempre state un po' distrattate, eppure viviamo in un mondo, in un paese, l'Italia, l'Europa, dove il concetto di mura è fondamentale, la cinta muraria, la città fortificata, che per motivi legati alla distinzione dell'IMES tra il confine tra la città e la campagna ha segnato la storia. Ma come diceva il nostro studioso ieri, che ci ha accompagnato nel viaggio in un'altra recensione, le porte sono anche aperte, sono osmotiche, hanno pareti osmotiche aperte e chiuse, quindi mura con porte, quasi una contraddizione. Eppure le mura hanno segnato la storia d'Italia e di tutta l'Europa, perché se girate un po' tutta l'Europa, il concetto di cinta muraria per difesa, ma anche per distinzione dal civis all'ager, al campo, alla campagna, c'è stato in tutte le manifestazioni. Io posso pensare anche a Montagnana in Italia o a Carcassonne, anche se sono un po' ricostruite in Francia. Quindi vedete che è un trade union, un filo rosso che unisce un po' tutte le città del nostro continente, proprio perché le mura hanno sempre segnato qualcosa che divide ma nello stesso tempo c'è il passaggio. E Flavio ha avuto il merito un attimino di, almeno le porte di Milano, che sono tra le più famose d'Italia, di poterle rievocare, renderle vive, farle protagoniste, un po' come le bandiere che non ci sono più e che noi in un processo investigativo a volte anche pieno di insidie cerchiamo di far riemergere. Ed è appunto questo il lavoro che è stato fatto. L'augurio è, quello di anche Flavio, è che l'augurio che abbiamo è che le istituzioni ci possano ascoltare per eventualmente vedere in futuro Porta Ticinese, Porta Nuova, che esistono, sono le uniche esistenti medievali, ma le altre, la possibilità di vedere sventolate queste bandiere. Cioè il nostro obiettivo finale, oltre vabbè, alla pubblicazione del libro e alla possibilità che venga più letto da più persone, è appunto il sogno di vedere le porte di Milano, le principali e quelle medievali, con lo sventolio delle bandiere. Poi la cosa bella sarà andare proprio a leggere le varie particolarità, che sono veramente tante, come per esempio solitamente la città, la porte al crescere, cioè alla nascita della nuova cerchia muraria, cosa succede? La porta si proietta su questa nuova, ok? Quindi l'asse viario principale è sempre quello. C'è qualche porta che esula da questa regola. Ecco, il bello di studiare di questo studio è stato trovare che c'è sempre una eccezione. Nelle porte medievali, vedete qua, la porta romana ha due varchi, quindi le porte per essere tali, sedi di sestiere, dovevano avere due varchi, poi ce n'è invece solo una che ne ha uno solo, e chi è questo? Che è ancora in piedi. È
Porta Ticinese è l'unica che ne ha uno, cioè proprio Milano sembra fare un po' apposta, c'ha sempre un'eccezione. Le pusterle cosa sono? Erano le porte secondarie che dipendevano dai sestieri, dalla porta principale del sestiere, solitamente erano di fianco, cioè quindi sulle cinte murarie di interesse di quel sestiere c'erano tre lati, una era la porta principale con quella con la caratteristica dei due fornici e le pustelle che ne avevano solo uno. Quindi se le due porte avevano di fianco le torri, invece la pustella solitamente era lei torre che aveva il varco sotto aperto e quindi uno solo. Anche il Bombesin della Riva, che è fantastico, leggetelo veramente, troverete tantissime informazioni di quell'epoca. Ecco, lui cosa fa? Ci dà delle informazioni e ci dice anche che una sola faceva eccezione, cioè dovevano averne uno solo di varco e invece ce n'è una che ne ha due. E casualmente proprio quella che è pervenuta fino ai giorni nostri, che sarebbe vicino, si può dire, alla porta Vercellina, e sarebbe Sant'Ambrogio, la pustella di Sant'Ambrogio. La casualità era che lei aveva due varchi al posto di uno, come tutte le pustelle. Siamo stati fortunatissimi ad averla, sì, perché? Perché il suo varco era presto caduto in disuso, perché era meglio, avete in mente via San Vittore? Sì. Ok? Via San Vittore adesso va dritto dritto dentro piazza Sant'Ambrogio. All'epoca non c'era questa unione. Via Carducci, quella che è oggi via Carducci, bisognava per forza andare fino alla Pusterla e poi dopo si entrava. Questo era sconveniente. Quindi il traffico, quando a volta che hanno costruito le mura spagnole, cosa hanno fatto? Hanno detto la pustella non serve, cioè il muro che c'era non serve più, quindi tiriamo giù. La pustella dove è successo? Subito è stata cannibalizzata dall'edilizia. E quindi siamo stati fortunati che entrata era un muro portante all'interno di un edificio. Inizi del 1900, 1936, così, quando hanno rimesso a posto un attimino la zona, hanno scoperto che c'era questa pustella e quello che vediamo è quel poco che si è salvato. Ma quel poco è i due fornici, non completi, però sono riusciti a ricostruirli bene, e le due torri che sono di fianco sono proprio quelle dell'epoca. Quella di, se la guardate dall'esterno, dalla campagna, sulla sinistra si è salvato poco, ma quella di destra tanto. Okay? Quindi l'importante è capire che cosa abbiamo come patrimonio, che in pochi ci hanno purtroppo tramandato fino ad oggi. Se avete qualche... Ecco, questa è la curiosità, eh? Poi finendo quello degli assi c'è per esempio Porta Nuova. Porta Nuova, quella che è pervenuta fino a noi, la Porta Nuova di epoca romana era dove c'è oggi la fermata di Monte Napoleone, ok? Poi, noi andando avanti, cosa succede? Arriviamo dove c'è Piazza Cavour, quindi gli archi, vengono chiamati anche archi di Porta Nuova, esattamente era la Porta Nuova di epoca medievale. E poi dopo, se noi andiamo avanti, non c'è la Porta Nuova di epoca spagnola. Bisogna traslare di un attimo e poi c'è il corso di Porta Nuova che passa davanti a quell'albergo lussuoso. Poi dopo arriva, adesso non mi ricordo più, comunque a un certo punto c'è la porta che è quella che è di oggi. Quindi è l'unica che ha l'asse spostato, perché lì vicino c'era il naviglio della Martesana. Il naviglio della Martesana era un importante via d'acqua e quindi attrae tutto il traffico e se guardate bene anche Porta Comasina, che avrebbe, se si guarda la Porta Comasina di epoca romana, che era dove c'è via Cusano, sulla via Proletto, poi dopo se si va avanti via Tivoli, quello che abbiamo visto prima, se si va dritti 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 bisognerebbe andare un po' verso il cimitero monumentale dove c'è Porta Volta, invece piega sulla destra, proprio perché? Perché il canale, cioè il naviglio della Martesana attraeva, essendo una importante via di comunicazione, e sappiamo che per il trasporto l'acqua era molto adatto, le barche portavano più dei carri, del singolo carro. Ecco, tutte queste particolarità sono qua dentro. Se avete altre domande, così correva l'acqua, il Seveso e il Nirone lo alimentavano, c'era il ponte levatoio, ecco, questo era la classica porta di epoca medievale. Prego.
Il Barbarossa, quando fece abbattere le mura ai comuni alleati, cioè Como, Pavia, Lodi, tirano giù solo le mura o anche le porte? Anche le porte. Sì, quindi sì. Le porte di cui ha parlato lei sono tutte successive. Quelle che Barbarossa tira giù esattamente sono le porte di epoca romana, le mura di epoca romana, come ho detto inizialmente. E le porte. Le non erano sei però. No, erano di più, allora i varchi sono di più, però siamo già in epoca comunale e in epoca, faccia conto che in Italia la prima città che diventa comune è proprio Milano e siamo a poco prima della fine della prima metà dell'undicesimo secolo, 1048, ecco lì. Poi noi abbiamo, quindi arriva il comune, arriva anche la suddivisione in porte. Il Barbarossa è nel 1167, quindi 100 anni dopo, quindi esisteva già la suddivisione. Infatti sui libri di testo c'è che Barbarossa segna le varie porte, tipo Porta Romana, Pavia la dà a Porta Ticinese, a Pavia. Porta Ticinese la dà a Pavia. Poi c'è Vercelli che viene data ai Novaresi, ecco la particolarità anche su Porta Vercellina. Oggi, uscendo da Porta Vercelli, le città che noi incontriamo, quali sono le più grosse? Novara, ma Vercelli non è grossa, giusto? Però all'epoca, quando si danno i nomi, in epoca romana, è Vercelli il più importante. Difatti Vercelli è arcidiocesi e Novara dipende. Per questo motivo uno dice, con gli occhi di oggi, ma dice, ma come mai Novara non è più grande? No. All'epoca, quando nascono le porte, quello più grande è quella. Perché forse era sull'asse della via Francigena e quindi aveva un'importanza di flusso continuo. Vabbè, di quando danno il nome alle porte, di sicuro siamo in epoca romana, quindi si ha già. E difatti Porta Vercellina, la più antica iscrizione che si ha al museo archeologico, c'è scritto Porta Vercellina e Porta Iovia. Porta Iovia era leggermente vicina, però si parla di epoca romana, quindi non è un discorso di porta e pusterle. Vorrei ringraziare interessantissimo Flavio Livio Marchetto e Roberto Fanello per l'interessantissima conferenza. Abbiamo appreso qualcosa di nuovo. Grazie a voi. Quando vorrete essere in questo luogo sarete sempre ben accetti. Thank you.